di parlare con il nostro libraio del cuore, il nostro Arturo. Arturo, buonasera. Buonasera Simo, buonasera Gio, ciao. Ciao, allora parliamo di questo libro che sta riscuotendo un bel successo, scritto dall'attore famoso per eccellenza in Francia, Jean-Paul Belmondo. Esattamente, il titolo del libro è Mille vite la mia, edito da Donzelli, ed è proprio l'autobiografia di Jean-Paul Belmondo. Lui all'età di 84 anni ha pubblicato la sua autobiografia, nella quale troviamo naturalmente episodi inediti che riguardano la vita, per esempio, di grandi star tipo Jean Gabin, Claudia Cardinale, Alain Delon, ma il fil rouge che mi ha colpito di tutto il libro è proprio un aspetto che non conoscevo del grande attore, ovvero l'essere un burlone. Lui ha sempre fatto scherzi durante tutta la sua carriera, pensate che era il terrore dei direttori degli alberghi nei quali lui alloggiava con la troupe dei film che girava, riusciva a organizzare di notte dei traslochi a insaputo ovviamente dei direttori dell'albergo e spostava un mobilio per tutte le stanze e per tutto l'albergo, quindi era molto temuto. Racconta anche uno scherzo molto divertente durante una cena di gala con Claudia Cardinale, la cena era un po' noiosa, loro si sono guardati e hanno cominciato a fare delle palle col couscous che doveva essere servito a lanciarlo sugli ospiti. Bello. Quindi insomma era veramente un personaggio particolare. Io consiglio questo libro perché è veramente lo sguardo di un ottantenne che riguarda la propria vita e lo fa con il sorriso. Bene, abbiamo riso con te perché non ci aspettavamo questo aspetto, quindi scopriremo tra le pagine del suo libro. E secondo me un uomo che ha tanto amato avrà fatto fare tardi anche alle donne che ha incontrato nella sua vita. Allora, guarda caso, c'è il nuovo singolo di Nina Zilli su Radio Bruno, questa bella canzone che è Mi hai fatto fare tardi. Ciao Arturo, ciao. Presto Semina Libro su Facebook, ciao!